un primo aumento di grande plasmatura dell'Italia moderna, quando si comincia a dire anche l'analfabeta può capire. Il secondo momento è quando inventiamo attraverso i giovani l'ipotesi di unità nazionale. Il terzo momento è quando diventiamo la televisione, cioè questo non è mica fascismo che ha fatto l'Italia, ha fatto molto di più Garibaldi, la pubblicità televisiva e i preti di prima di quanto non abbia fatto lo sogno folle degli anni del ventennio, cioè l'Italia si plasma in quei momenti lì. Un altro modo di consumare. Allora, l'approdo della televisione serve a rompere questi schemi, e questi schemi si rompono attraverso una cosa magica, formidabile, straordinaria, bellissima, che è Carosello. Carosello è la più grande innovazione all'interno della cultura italiana dopo i Promessi Sposi di Manzoni. Teodolfo Adorno in Germania dice: chi avrà in mano la radio controllerà il mondo, ma perché non ha capito che arriva la televisione. La televisione arriva dopo 20 anni, e in quella roba lì cominciano ad entrare allora anche tanti piccoli competitors, non solo i grandi personaggi, e i piccoli competitors, i medi, come le aziende medie, come nel caso della Tassoni, riescono a formare un pezzo dell'immaginario collettivo.